Sono tornata a casa e per l'occasione, fatalità, anche il giorno del mio compleanno, quindi 25 anni è una data molto importante e questa sera avremo modo di festeggiare con un aperitivo, un po' di amici, famiglia, ma una cosa molto tranquilla. Non ci sarà Del Piero quindi stasera? No, penso di no, perché lui è in ritiro a Jesolo e io invece tornerò su Verona. Sarà questa medaglia che ti ha convinto a rimanere a Verona? No, io la mia convinzione sul restare a Verona c'è sempre stata, ovviamente poi dovevo parlare con Filippo sul fatto per vedere se lui era d'accordo o meno. Sono molto convinta della mia scelta tecnica, si è visto quest'anno non avendo neanche preparato la gara cosa è successo, quindi adesso abbiamo anche discusso ieri sulla programmazione futura e devo dire che siamo molto d'accordo. Lui ha capito che la mia tranquillità è fondamentale, quindi mi lascerà a Verona molto più tempo del previsto, sempre con i suoi programmi ovviamente. Ci sono state molte persone che si sono informate, molti atleti, molti ragazzi della nazionale che si sono informati riguardo ai metodi di Filippo, sul come si sta a Verona, quindi c'è sicuramente molto interesse. Ovviamente a me farebbe piacere avere dei compagni d'allenamento, compagni o compagne d'allenamento il prossimo anno, perché comunque ricominciando a fare dei carichi molto importanti d'allenamento è bene avere un gruppo nutrito che corra tutto verso uno stesso obiettivo. Qualche giorno fa invece avevi detto che una sola medaglia azzurra era troppo poco per salvare la spedizione. Due? Lascio a voi la valutazione, nel senso siamo stati 31 convocati e sono arrivate due medaglie, quindi giudicate voi.